Quinto turno del campionato di Serie D, si sfidano al Varesina Stadium la Varesina di Marco Spilli e il Fanfulla, che ha ancora zero nella casella di gol segnati e non inizia neanche bene la sua gara. Qui Gozzo va a strappare il pallone, serve Bertoli che si invola a tu per tu con Tota, destro che però colpisce solo l'esterno della rete, un errore non da bomber, che però qui lavora bene, un pallone lo serve a rimorchio per Guidetti. Guardate l'assist con l'esterno del numero 8 della Varesina per Gozzo, il pallone tocca probabilmente il braccio di Arcidiacono, le proteste della Varesina che con l'azione che poi si conclude con un nulla di fatto. Vi mostriamo anche il replay, le immagini ci sono, giudicate voi. Qualche minuto dopo si vede anche il Fanfulla con questa iniziativa sulla corsia di sinistra di Tomella, che si accentra e calcia col destro però debolmente sul fondo, ancora su un'azione da calcio piazzato. La Varesina chiede un calcio di rigore per un altro tocco di mano in mischia, proteste dei ragazzi di Spilli, l'arbitro lascia correre anche in questo caso. Poi si accende il capitano Marco Gasparri, che prova ad andare via nell'uno contro uno dentro l'area di rigore, sposta il pallone, lo mette dentro, ma c'è una chiusura decisiva da parte della difesa della Fanfulla. Nel finale di tempo l'azione più importante con il destro di Gasparri dopo l'1-2 con Bertoli, miracoloso Tota con la mano a parare, e qualche minuto dopo si ripeterà il portiere del Fanfulla sulla punizione di Gozzo. Nel finale di tempo il Fanfulla alza i giri del motore, prende coraggio e ci prova con questa conclusione da parte di Odalo, innescato dal bell'assist esterno di Tomella, che però qualche minuto dopo si divora il vantaggio sull'assist di Mandelli con il sinistro in controbalzo, non riesce a inquadrare la porta da pochi passi. Il numero 11 è in buona giornata, anche qui crea un'occasione molto pericolosa con Latini che mette dentro, salvataggio sulla linea della difesa della Varesina, e poi ancora Mapelli che si immola per ribattere la conclusione di Latini. Con le immagini passiamo alla ripresa, che inizia col vantaggio delle Fenici. Bertoli lavora un gran pallone in area, lo scarico è perfetto per Gasparri che col piatto destro piazza nell'angolo lontano al nono della ripresa. Varesina in vantaggio, torna al gol il capitano della Varesina. La reazione del Fanfulla si concretizza con questa conclusione di destro da fuori da parte di Odalo e poi con questa grande punizione da parte di Donnemma, che non riesce a inquadrare la porta davvero di pochissimo. Poi il numero 15 si infortuna, il Fanfulla ha già fatto tutti e 5 i cambi, resta in 10 e allora la Varesina prova a approfittarne, prima col colpo di testa di Rosa, con la grande parata ancora una volta di Tota che si ripete qualche minuto dopo anche sulla sassata di Ghioldi, ma non c'è più tempo per il Fanfulla. La Varesina vince 1-0, è prima da sola in testa alla classifica.